Ciao, sono Gabriele. La mia ricetta di stasera è fusilli al pesto di limone e tonno fresco. Questi sono gli ingredienti. Alcuni ingredienti servono per il pesto, altri ingredienti vanno messi alla fine a crudo. Gli ingredienti per il pesto sono limone, meno di mezzo limone sbucciato e privato della parte bianca, dei pinoli, 7-8 foglioline di menta, delle foglioline di basilico una decina e delle zucchine. Zucchine per una persona ne basta una di queste che sono abbastanza piccole. Poi c'è del tonno crudo tagliato a dadini, circa 50 grammi, marinato solamente con olio d'oliva, dei pomodorini freschi, dei datterini che vanno scaldati in acqua e poi sbucciati. E poi c'è della buccia di limone grattata e dell'erba cipollina che va messa cruda alla fine. Questo è il pesto. La zucchina ne metto circa 3/4 di una piccola tagliata a pezzettoni, va benissimo. Metto il limone, i pinoli, la mentuccia e il basilico, un po' di sale e dell'olio d'oliva. Ora che bolle l'acqua, intanto verso la pasta. Faccio una porzione, quindi sono circa 150 grammi. Direi di non tritarlo troppo, ma di lasciare un po' a pezzetti, cioè non deve venire proprio una crema, ma deve avere più o meno questa consistenza. Ti ho messo i pomodori a bagno nell'acqua perché vengano poi sbucciati. Verranno passati con dell'olio d'oliva e del sale. La zucchina taglio a metà, poi faccio delle fettine sottilissime che andranno messe a crudo alla fine. Ora aggiungo un goccino d'olio ai pomodorini e li passo sul fuoco. Prendiamo, vabbè, questo è il pesto, l'ho messo nella pasta perché venga saltato un po' e metto le zucchine. Ok, un goccino d'olio a crudo. Queste sono grattugiato di buccia di limone e l'erba cipollina. Alla fine. A questo punto spengo la fiamma e metto l'ultimo ingrediente che è il tonno fresco. Siamo pronti per impiattare. Prendo un filino di pepe, del basilico e una fettina di limone. Ecco, questi sono i nostri fusilli al pesto di limone e tonno fresco.